quest'anno, o meglio, nel 2016 ricorrono i 100 anni della tua attività. Sì. Grandi traguardi, soprattutto prospettive per il futuro? Ne sono molte, ora siamo la quarta generazione, quindi molte, molte idee. Ora all'evento siamo presenti anche con una nuova società, che è la Pontineco, per cui stiamo, diciamo, trovando nuovi sbocchi nel mondo per i nuovi materiali di recupero. Chiara, tu pensi che quali sono le risorse del Mezzogiorno che vanno valorizzate? Beh, le persone. Quindi il capitale umano innanzitutto. Innanzitutto. All'interno della tua azienda, quindi siete un'azienda a carattere, in ogni caso mantenete un carattere familiare? Carattere familiare, però comunque siamo una media azienda, quindi le risorse sono importanti. Se non ci fossero loro, ovviamente le aziende non andrebbero avanti, quindi vanno valorizzate loro.